è questo sesso che era una delle poche valvole di scarico, era una delle poche scappatelle, era l'unica emozione senza IVA, senza tasse aggiunte, tigaggi, glungalungalò, come dicono alla radio quando te vogliono far comprare una cosa, dicono che il tante ta caratto, tu che ti comprare, intanto te fregano. E noi vediamo quanto sconcerto ci sia intorno a noi, soprattutto seguendo questi bollettini di guerra dei telegiornali, dove effettivamente queste donne sono abusate malamente, e devo dire anche gli uomini non è che stiano messi proprio benissimo, e credo che tutto questo sia dovuto al fatto che in televisione ce le fanno vedere sopra, sotto, divaricate, e lo stesso certi maschi pieni, rigogliosi, pieni, hanno delle muscolature che non sono umane, sono aliene, ma voglio dire, ma se uno ci riflette un pochino bene, come facevano i nostri benedetti avi quando si trovarono ad avere a che fare con questo meraviglioso meccanismo? Eppure si fecero onore, insomma, non mi pare ci furono dei grandi scompensi. La scompensa avviene quando le cose vengono proibite, quando il sesso diventa una divagazione per pochi. Che è successo? Ti senti poco bene? Ni? Ho parlato del sesso, ti sei scomparso? Che c'hai, amore? Non ti senti bene? Possiamo fare un pochino spazio per... è possibile fare un corridoio per lei? Intanto sicuramente io non parlerò mai più di sesso. Perché ho visto che... Vedi, siamo impreparati! Siamo impreparati! E invece dovrebbe essere la cosa più normale di questo mondo. Pensate quanto efficace sia poter finalmente raccontare a qualcuna o a qualcuno come siamo, definitivamente dai pori, da tutte le nostre imperfezioni, il neo, il tic, le cose, la vertigine nei capelli. Cioè, se non riusciamo una volta per tutte a farci conoscere, come possiamo pretendere che qualcuno ci apprezzi?